Lollobrigida chiede le sue dimissioni. Ecco che cosa è successo. Paolo Signorelli ha rassegnato le dimissioni dal suo incarico di capo ufficio stampa del ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. La decisione è arrivata dopo la pubblicazione di alcune chat compromettenti tra Signorelli e Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, da parte del quotidiano La Repubblica. In una nota, Lollobrigida ha espresso fiducia nella possibilità che Signorelli possa smentire quanto emerso dalle conversazioni, affermando che, per come ha conosciuto il suo portavoce in questi due anni, è certo che sia distante anni luce da quanto riportato. Le chat in questione, trovate sul cellulare di Piscitelli, risalgono a quando Signorelli era speaker in una radio della capitale. Nei messaggi, Diabolik scriveva frasi offensive verso i tifosi romanisti, definendoli ebrei, a cui Signorelli rispondeva con espressioni altrettanto offensive. In un altro scambio, dopo la morte di un tifoso a San Siro nel 2018, Piscitelli faceva riferimento a Gad Lerner con termini antisemiti, a cui Signorelli rispondeva in modo offensivo. Un ulteriore messaggio riguardava un criminale di cittadinanza albanese, dove Signorelli esprimeva soddisfazione per la sua assoluzione. Questi scambi, resi pubblici, hanno sollevato un notevole clamore mediatico, portando alla decisione di Signorelli di dimettersi per chiarire la situazione. Il ministro Lollobrigida ha chiuso il caso comunicando le dimissioni del suo portavoce e ribadendo la sua fiducia che Signorelli possa spiegare e smentire quanto emerso dalle conversazioni. Cosa ne pensate? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie.